questo nuovo video. Come state? Siamo in partenza. Finalmente. Svegliamo dove stiamo andando. Ormai sì. Stiamo andando, sì, in Calabria. Nel mio paesino. Al paese di Francia, San Sisto. Diciamo che è stato un inizio un po' critico. Dopo vi racconto un pochino appena saliamo sul treno. Adesso ci aspetta un viaggio di quante ore? Tipo 12 ore, viaggeremo di notte, 8 e 10 di sera parte. 8:45 dovremmo essere dentro a Paola. Qua con noi c'è la cucciolotta, abbiamo preso la cabina. Questo è il nostro treno. Sei pronta? Alla partenza è vuoto. Questa è la gente che sale. E niente, appena saliamo su vi faccio un mini room tour della nostra cabina. È la prima volta che prendo una cuccetta sul treno. Cioè, in realtà io non ho mai viaggiato in treno. Per fare tragitti brevi, sì. Ma così mai. Diciamo che è una nuova esperienza. Eccoci saliti sul treno. Queste sono tutte cabine e questa è la nostra. Ma amore, ciao bambola, resta, eccoci, ci siamo sistemati. Questi sono letti, uno, due, questo l'abbiamo tirato su per avere più spazio e qua sopra abbiamo messo le valigie, abbiamo pure tutte le coperte, cuscini. Ed è bellissimo, amore. Lì c'è la nostra borsa frigo perché ceneremo qui. Abbiamo preso le cose per farci i panini. Fine, finore lì. Chiudiamoci a chiave. Ecco, inizia il racconto. Sei pronto? Io rido di già. Vi spiego un attimo che cosa è successo. Non è quello che aspetta. Vabbè, oltre al fatto che eravamo in ritardo per svariati motivi, abbiamo fatto tutto all'ultimo. Io in realtà la valigia l'avevo preparata ieri notte, ma mi mancavano alcune cose da mettere. Oggi abbiamo fatto un sacco di cose, ci siamo ridotti all'ultimo momento. Fra mezz'ora prima ha fatto la valigia. Arriva la parte clou. Chiudiamo la mia valigia e dico: ah, questa valigia si rompe. Cazzarola, l'ho detto. Si è rotta. Si è aperta sulle scale, non si è rotta. Si è aperta sulle scale, io lo sapevo, ma i miei genitori da quando sono piccola mi dicono: Valentina, mi raccomando, guarda che il primo poi ti si romperà la valigia, non devi metterci dentro tutto l'armadio. È successo veramente in tutti questi anni, ma non mi era mai capitato. Oggi che eravamo in super ritardo, è successo. Panico, incazzati tutti e due, fra incazzatissimo con me, non potete capire la situazione. Ma io, niente, io chiamo, non commento. Chiamo mio fratello e gli dico appunto che era successa sta cosa, se ci portava là un'altra valigia. Alla fine Fran ci ha provato, riprovato, ce l'ha fatta a chiuderla in un modo o nell'altro. Fagli vedere come l'ho sistemata. E ha messo una sua cintura da lavoro che ha comprato, che è enorme, e ce l'ha fatta a chiuderla. Solo che al ritorno come faremo? Uguale. Tu, Chloe, ti sei preparata le cose per il mare, vero? Sì. Ce l'abbiamo fatta, è passato mio fratello a prenderci, siamo arrivati qui, abbiamo caricato e adesso relax. Chiuso, aperto. Ah, bello. È vero, tra l'altro qui abbiamo pure l'aria condizionata, possiamo decidere se mettere l'aria calda, aria fredda, luci. Uno. Questo. Ah, ma non si può spegnere completamente tutto? Sì, no, poi le spengono loro. Ah, ma certo, spendono tutto quanto. Ok, come avete visto non ho messo l'eyeliner perché eravamo di fretta. In realtà mi sono truccata in macchina. Allora, cioè, dove? Cos'è che fa? Vuole uscire. Vuole uscire. Dove? Ok, dai, ce l'ho fatta. Più o meno. Mi sa che devo comprarmi un altro eyeliner. Ho lasciato quello nuovo a casa, lo sapevo. Siamo appena partiti. Allora, non possiamo uscire. Che il viaggio abbia inizio. Ciao ciao Milano, Calabria, adios. Arriviamo. Adios. Eccolo, ecco. Perché tu ti appendi sempre a tutto? Che anche l'altra uscire. Volta a ballare, ti ricordi? Così se vedete il finestrino, Chloe. Guarda, infatti, guarda che finestrone enorme che hai. È appena passato il capotreno, penso che sia lui, a portarci queste cose, tipo un kit per il viaggio. Cos'è che c'era dentro? Mi fa vedere. Questo non so che cos'è. Questa secondo me è tipo una salvietta. Salviettine rinfrescante. Sapone. Ah, dai, che carini. Sono anche 50 euro quello. Dai. Ce ne è andati 4 perché appunto abbiamo la cabina da 4, ma noi siamo in 3. Vero, Chloe?
Ciao culotta. È arrivato il momento della cena, qua abbiamo tirato giù un tavolino, infatti dicevamo ma qua amore, secondo ma noi un tavolino c'è. Devi capire che sei con un esperto di questi viaggi. È vero. Sai quanti ne ho fatti con nonna? No, per me invece è la prima volta e devo dire bella esperienza. Tu Chloe che dici, approvata come esperienza? Adesso prepariamo i panini, ci vediamo dopo, appena sono pronti. Crescenza, io prosciutto crudo, Franci mortadella e... Franci ha deciso di mangiarsi un altro panino, io invece sono a posto. Ma adesso è arrivato il momento della tua pappona? Sì, gliel'abbiamo messa qua nel coso del prosciutto perché l'altra ciotola è occupata, che c'è l'acqua, poi le altre ciotole le abbiamo date ai genitori di Franci. E vuoi mangiare? Vieni? Dai, papà. Vieni, giù. Buono, amore. Festa grande? Siamo solo io e te adesso, eh. Proprio un attimo uscito. Mi sa che adesso scendiamo giù. Abbiamo finito di mangiare, sia noi che Chloe. E mi sa che adesso si è fermato il treno, non capisco. Prima mi giro un attimo, sento un rumore. Boh, la porta si è aperta, Chloe che è uscita. Vero, amore? Aspettiamo il papi, vediamo se sta arrivando. Ma dov'è il papà? Amore! Niente, stiamo aspettando di scendere. Così anche Chloe fa i suoi bisognini. Tra l'altro adesso siamo in galleria. Io sono un po' sconvolta, abbiamo mangiato. Sono stanchissima. Adesso abbiamo tirato giù l'altro letto, qua sopra dormo io. Guarda quello che vorrebbe salire. Sta impazzendo perché vuole salire ma non sa come. Amore, ma come fai a salire qua su? Abbiamo messo pure queste cinture di sicurezza perché fa mi fa venire le paranoie. Mi dice, sì, mi metti caso chiara. che frena. Oddio, ti regge? Certo. Sì, bello. Si è fatta apposta, ti regge. Bello, io dormo qua sopra mentre Franci qua sotto, Chloe penso qua. Oppure sopra il papà. Guardala, oddio, no, non ti lanciare. Che c'è, amore? Muoviti che fa un salto. Che c'è? Amore, è arrivato il momento di dormire. Amore, sei pronto, nonna? Io sì, nato proprio. Ho sistemato il mio lettino. Franci pure. Ah, ma tu così, oh, c'è cioè, miseria proprio... Amore, vedo il papà, figuriamoci. Prego. Cioè, Chloe può avere tutto lo spazio possibile, immaginabile, ma lei dove sta attaccata a noi? E qua è tutto libero, eh. Vai, amore. Perché? Cosa c'è? Sì, cocco, le codina. Sì. E io, scusami. Niente, buonanotte, dai, raga. 7:30 la sveglia. È finito di... Basta. No, ma ci vorrebbe la scaletta. Oddio, come faccio a scendere poi? Fa provare la mia posizione. La Madonna, ma è durissimo. Ah, ciao, amore. Bacio, mamma. Ora vuole salire qua su. Oh. Beh, buonanotte, raga, domani mattina. Siamo a Salerno, stranamente il treno è in ritardo di 115 minuti, mi hanno appena mandato il messaggio e la Vale ha deciso che non si alza più dal letto. Buongiorno. Niente, silenzio di tomba. Perché ci siamo svegliati? Ma c'è l'ombrino, c'è l'ombrino. Ci mettiamo a dormire. No amore, perché se ci mettiamo a dormire va a finire che non scendiamo dal treno, già lo sai. Mamma, ma ci mettiamo la sveglia, ti prego. Vuoi? Ah. Ecco, basta. Ora mollatemi che mi devo mangiare il mio biscottino.
buono? Signorina Bitwiki. Io mi rimetto a dormire, raga, manca ancora un bel po'. Strano che la Vale voleva dormire ancora un po'. Raga, cioè, abbiamo messo la sveglia alle 7:30. Ho dormito poco, pensa allora. Io ho dormito qua sopra ed era scomodissimo. E poi, non è vero. E poi avevo quel senso di... mi sembrava di cadere. Cioè, non è come la nave che più o meno sta ferma. No, ero in alto ma avevo paura di cadere. Quindi ho dormito male. Alla fine sono scesa giù, qua sotto ho dormito bene. Francia invece ha dormito bene qua sopra. Potevamo farlo all'inizio, questo avevamo fatto 7 ore di sonno a testa. Capito, invece non abbiamo dormito niente. No, beh, 4 ore l'abbiamo fatto. 3 ore e mezzo. Signorina Mikwiki, a dopo. Amore, guarda, ce li hanno regalati. Bello. Adesso ci portano anche il cafferino. Questo non mi piace. Quello ti piace. Questo per forza, l'aranciata. Ai mandarini, non mi come piace. Come mandarini? Spermuta di mandarini freschi. Li regalo. No. È la prima volta che danno le robe così sul terreno. Cioè, per me è la prima volta che lo prendo, capito? Franci invece... ma, non... ma puoi fare il succo di mandarino, dai. Amore, accontentiamoci. Beh, io non lo mangio. No, io voglio quello all'arancia. Io lo regalo a tua nonna. Lo beve? Te lo tira dietro. Veramente? No, dai. È vero? Dai, potevo mettere i biscotti però quelli là col pistacchio. Sembrano il pistacchio. Scesi dal treno, ce l'abbiamo fatta raga. Piccolo imprevisto, però ho lasciato le scarpe sul treno perché ci siamo addormentati e abbiamo fatto tutto super velocemente. Sapevo che una cosa l'avremmo dimenticata. Aspetto il treno, colazione Chloe. Lei aspetta sempre il papà. Il papà adesso arriva. Qua c'è una bellissima giornata, si sta abbastanza bene, c'è un po' di arietta. E adesso finalmente mangio. Noi siamo ancora qua, stiamo ancora aspettando il treno. Abbiamo cambiato binario e un treno ce l'hanno soppresso, così dicono. E niente, siamo qua da un'ora e mezza, io non ce la faccio più. E niente, le scarpe Franci le ha recuperate, domani le viene a ritirare qua. C'è andata bene, se no doveva farsi quanto? Andare fino a Reggio Calabria. Doveva andare fino a Reggio Calabria da Cosenza. Da Cosenza. Ma questo perché abbiamo incontrato una ragazza che lavora qua sui treni, che è stata carinissima, ha contattato capotreno, ha fatto un giro di chiamate assurdo, però alla fine dai, ce l'abbiamo fatta. Ecco arrivato il treno, l'ultimo treno. Ce l'abbiamo fatta. Ultimo treno. Mezzo. Franci e Dila. Io e Chloe ci siamo sedute. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati! Chloe! Sei felice? Chiama che madre! Amore! Siamo arrivati al paesino di Franci. Questa è la vista da casa di sua nonna. Guardate che bello, quanto verde, mamma mia. Ah, questi peperoncini sono molto più grossi rispetto a quelli di Franci. Attenzione. Eccola. Inizio del paesino. Di preciso siamo a San Sisto. Mi sa che ve l'avevo già detto. Ah, e questa è l'entrata di casa di nonna, attenzione! Allora io a questo punto vi saluto perché in un altro video voglio mostrarvi il paesino di Franci, vero? Sì, sì, tanto tempo ne abbiamo. Infatti, salve! Alla fine raga mi sono cambiata perché stiamo andando a fare un aperitivino. E niente, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Nel prossimo video vedrete il paesino di Franci. Ti porto alla scoperta come Dora l'esploratrice. E niente, ciao!